grande scuola. Vabbè, sono grande scuola. Adesso c'è quel ragazzo lì, sono due davanti, 9 e l'11. Ma quanti ne tirano fuori? Sì, Salcedo, tre gol. È vero. Adesso è il momento di DHT. DHT. Ma non puoi vederle con queste, Nardo, non le puoi vedere. Sì. No, dopo, sennò ti si rallenta lo scatto. Ah, boh, questo. Tu falli, poi. Non riusciamo a schivarla oggi? Può darsi, c'è il vento. Ah, sì. Almeno 3 dell'anno scorso ce l'hai. La difesa. Sentiamo dopo, vai, ciao. Albino Lef con un tiro forte, non centrale però.
non angolato, quindi una via di mezzo, si accartoccia bene il portiere del Piacenza e agguanta, impresa, sicura, il tiro era abbastanza impegnativo proprio perché scoccato da dentro l'area. Oggi siamo, non guardate la miniatura che vi può ingannare, siamo a Podenzano, provincia di Piacenza, sul sintetico per il recupero della prima giornata di campionato fra Piacenza e l'Albino Leffe, categoria Beretti. Per adesso non piove, quindi il tempo ci sta dando una mano, non so per quanto, perché la tribuna è scoperta e quindi siamo, non siamo al riparo per una... Poi c'è questo bel cross dalla destra e arriva il gol del Piacenza, poi annulla l'arbitro, forse perché l'ultimo tocco era, si è spostato, probabilmente l'ha toccata e quindi l'arbitro non ha avuto esitazioni, si può dire gol annullato perché era gol e quindi... No, è saltato lì, era davanti. Sì, sì, è vero, non è quindi... È giusto, sì. Comunque, la partita ha preso subito ritmi altissimi. Carese, proprio perché... tu che lo sai, secondo te? No, no, l'ha toccata. Saltato, però era, no, no, l'ha deviata. No, no, no. Secondo me l'ha deviata. Ah, l'ha deviata. Secondo me sì. Lo vedremo poi. Se la non so se si vedrà non perché VAR, oggi. Non c'è il VAR. No. Vogliamo il VAR. Secondo me l'ha toccata e quindi ha fischiato perché l'ha toccata. Per me era in mezzo. Allora ci sono due versioni dalla tribuna si vede pochissimo. Abbiamo visto tre cose diverse vero, su YouTube. Giustamente. Suverino deve decidere. No, ma lui è più vicino, lui è più aiutato, perché era lì l'arbitro. Era in area, quindi l'ha visto se l'ha toccata o no. Se non l'ha toccata, secondo me ha sbagliato. Ci stiamo grappando i vetri, perché quello sarà l'unico gol che molto... che oggi di oggi? Beh, almeno l'abbiamo visto, Appunto. Reale. Oggi ho l'attrezzatura di scorta, quindi non ho neanche... Sì. 8-9 minuti di gioco, se non sbaglio. No, meno forse. 5 perché ho ripreso anche l'entrata, quindi 6 minuti di gioco, quindi sono 3 minuti in meno rispetto al mio. Ricordiamo ai nostri amici che l'Albino Leffe ha 7 punti in classifica, Piacenza uno solo, conquistato con Novara in casa, un bel pareggio, poi
poi ha sempre perso, quindi il Piacenza oggi ha la possibilità di riscattarsi in casa contro l'Albino Lef, squadra che è sempre stata temibile con questa categoria. Ricordiamo che anche Belotti ha giocato in questa squadra, adesso è uno dei giocatori in orbita nazionale, se non titolare, almeno panchina. Erano altri tempi, però, quando Belotti giocava nell'Albino Lef, Peretti. Sì, 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 sì. 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 Noi, 10. Tanto non c'è. Bravo. Sempre 0-0, siamo al nono minuto del primo tempo. Un gol, ricordiamo, annullato perché il pallone era finito in rete, però sicuramente giusto la decisione dell'arbitro, perché era lì piazzato in area e ha visto benissimo. Scusami, ma mia colpa, non ho... Io l'ho dato per scontato e dopo mi è passato di mente. Grazie. Grazie mille, ciao. L'ho già fatto. Adesso pallone a centrocampo. Scagliato fuori da un giocatore dell'Albino Lef. Si riprenderà sulla linea con un fallo, la linea di metà campo con un fallo laterale. Nella fascia destra di attacco del Piacenza. Pallone che staziona sempre a centrocampo, poi ci prova il Piacenza ad affacciarsi davanti all'area, però viene fermato all'ultimo momento. Riparte adesso l'Albino Lef con un passaggio sbagliato che regala il pallone al Piacenza. Adesso è sulla sinistra, Piacenza, sul fondo, mette un buon pallone in mezzo, non c'è nessuno, però lo raccoglie fuori area e poi c'è, arriva il gol, stavolta è il gol giusto, il portiere aveva neutralizzato il primo tiro, però l'ha toccata di poco con la mano e nella ribattuta il giocatore del Piacenza ha avuto vita facile a incassare il pallone. 1-0 al dodicesimo circa del primo tempo, c'è subito il Piacenza che sblocca la partita. Il risultato qua a Podenzano contro l'Albino Lef, categoria Beretti, quindi una buona partenza dei rossi, dei biancorossi, diciamo. Non fatevi ingannare dalla miniatura che non è la partita, è Piacenza Albino Lef categoria Beretti, a recupero della prima giornata che si doveva giocare il 29 settembre. Quest'anno, in fatto di partite non giocate, siamo veramente al caos totale. Comunque una buona via del Piacenza, che sta conducendo per 1-0 sull'Albino Lef. Dai! Pulisci!
Arda, Arda. Dai, Lore. Bello. Chi è che ha fatto il gol? Che numero? Numero? L'8. Chi è che ha fatto gol? L'8 o l'11? Forati, no? L'8? L'8. Sembra l'8. Chi? L'8. Autore del gol del Piacenza, il numero 8 Borrati, che si è trovato al momento giusto, nel posto giusto, e con decisione ha messo un pallone in rete sulla corta respinta del portiere dell'Albino Lecce. Sempre difficile far gol, ma ci sono delle occasioni che è meglio sfruttarle. Il numero 8 Porrati non ci ha pensato due volte a centrare la porta da buona posizione, col portiere ancora a terra, quindi porta completamente vuota. Buon Piacenza, buona via del Piacenza qua a Podenzano. È l'Albino Leffe adesso che deve inseguire il risultato. Per adesso non ha creato tanto dopo il gol, anzi, ancora un gioco frammentato, non c'è quella bella fluidità delle azioni da una parte e dall'altra, però Piacenza è in vantaggio. Adesso si lotta a centrocampo, l'Albino Leffe che entra in possesso della palla, poi la perde subito. No, la allarga bene sulla sinistra, tenta un affondo sulla sinistra, poi cerca di mettere il pallone in mezzo, il numero 11 non ci riesce per l'ottimo recupero del difensore. Se non le viene mica preso. Zarrei non devi No, no, la bolla gliela faccio io. Sì. Calcio d'angolo, battuto troppo lungo, non c'è nessuno dall'altra parte. Una zona sguarnita del campo. Di solito qualcuno deve stare largo, non c'era nessuno, e quindi il pallone che si perde in fallo laterale per la rimessa in gioco del Piacenza. E poi tenta ancora Piacenza un'incursione sulla sinistra, si porta in area, tiene il pallone, poi all'ultimo momento viene chiuso, e neanche in calcio d'angolo poteva calciare prima, forse invece ha tentato proprio di arrivare sul fondo ed è stato murato poi alla fine, che si riprenderà con lì. Però un'altra azione pericolosa del Piacenza, che insiste. Bravo, Binoleffe che sta sbagliando molto, soprattutto dei facili passaggi. Adesso c'è un'entrata, sembra gioco pericoloso, l'arbitro non fischia. Vamos a seguir.
Adesso il numero 4 che si libera bene a centrocampo, poi tenta un passaggio in avanti in verticale, e adesso è l'albino Lefe che entra in area sulla destra, tenta di saltare il difensore, non ci riesce, buono recupero del difensore che sbroglia una situazione pericolosa dentro la sua area. Ha tentato di allargarsi sulla destra, era meglio che cercava le vie centrali. Il giocatore dell'Albino Lef. Bravo Capri! Sì, anche Piacenza perde molti palloni a centrocampo favorendo la ripartenza offensiva dell'Albino Lef. Adesso spazza via dalla sua linea di fondo, giocatore del Piacenza, supera il centrocampo. E ancora il Piacenza che si recupera il pallone, lancia il numero 9 come prima, entra in area, vediamo se... 0408. E poi si porta il pallone sul fondo, anche qua spreca una bella palla per cercare una soluzione migliore, voleva portarsi... E 20 come ragione. Salta fuori, 20 20, salta fuori, 5, sempre in visione. Aveva poco campo di lì, ha voluto scegliere dove non c'aveva più spazio per giocare. E adesso l'Albino Lef in avanti. Non riesce a tenere il pallone in campo, però anche se l'aveva girato bene dentro l'area. Il pallone era già finito sul fondo, riparte Piacenza dalla sua area, imposta la sua manovra per le vie centrali, poi cambia gioco tutto sulla destra, però questi lanci sono quasi sempre Lef in possesso di palla, il numero 7 che cambia gioco tutto sulla sinistra, tenta di trovare un varco sulla sinistra, non ci riesce, viene contrastato bene, recupera il pallone il Piacenza, poi si porta sempre su quella fascia lì sulla destra in avanti, adesso torna indietro, riparte per vie centrali, poi torna ancora su quella zona di campo dove ne era appena uscito, quindi era un po' intasata quella zona di campo, e poi perde il pallone Piacenza, finisce in fallo laterale, batterà con le mani l'Albino Leffi sempre sulla linea di centrocampo, gioco molto frammentario adesso. Ventidue minuti di gioco, guarda. 1-0 per il Piacenza. Adesso c'è una punizione, verrà messa in area, però era molto lontano. Adesso tira un forte vento qua a Podenzano, freddo, non lo sentono i giocatori perché si stanno muovendo, lo sentiamo noi dalla tribuna. Poi c'è un pallone che danza davanti all'area piccola della porta del Piacenza, deviato tra l'altro da un difensore di Piacenza, ci sarà il calcio d'angolo, brivido adesso per il Piacenza. Guarda che non è
calcio d'angolo dalla destra, il vino Lef, pallone. Pallone che rimane in aria, si impenna. Bravo Capi, dai! Adesso però è l'Albino Lef, aveva intorno un gran numero di giocatori del Piacenza, ma il pallone è arrivato al giocatore dell'Albino Lef e poi l'ha giocato. Era circondato proprio da tantissimi giocatori del Piacenza. Piacenza che non riesce a uscire dalla sua zona difensiva. Ci riesce adesso, però è tutto ripiegato all'indietro. Infatti subito il pallone. Riparte l'Albino Lef, adesso è sbilanciato un po' il Piacenza che era salito con tutta la squadra dopo che aveva rubato palla. Punizione per Albino Lef da posizione invitantissima per calciare a rete. Vediamo quale soluzione troveranno i giocatori dell'Albino Lef. Proveranno il numero 9 e il numero 11 sulla palla, sarà un mancino e uno destro. Palla che verrà appena toccata o neanche toccata, perché sicuramente di prima, e infatti calcio altissimo, però una punizione davvero calciata male, altissimo, pallone colpito malissimo, pallone è proprio andato altissimo ma fuori anche dallo specchio della porta. Veramente vi dico che io posso dire dopo 7-8 mesi se è una merda. Ma deve ancora cominciare. Vai bravo. Vuol dire che sei un pagliaccio. Adesso c'è una bella iniziativa del numero 4 del Piacenza che allarga bene sulla destra, non entra in area però il numero 11, poteva diventare pericolosissima questa sortita offensiva del Piacenza, però viene sventata al limite dell'area dall'Albino Lef. Queste sono le giocate che piacciono a me, quando un giocatore parte, palla al piede, supera due o tre giocatori e poi lancia il suo compagno, devo dire lanciato a rete, perché se sfruttava la velocità o le sue doti tecniche avrebbe superato l'avversario, e invece si è fatto proprio scippare il pallone dai piedi quando aveva la possibilità di entrare in area, trovarsi solo davanti al portiere, sempre 1-0, siamo al 26esimo minuto del primo tempo, partita che però sempre persa, sicuramente il risultato è ancora apertissimo, quindi adesso c'è questo pallone calciato a campanile dall'Albino Lef, non si riesce a metterlo giù, adesso ci riesce l'Albino Lef, poi però il pallone viene ancora alzato, quindi adesso lo gioca a raso terra il Piacenza. Però non riesce a tenerlo e quindi lo passa all'Albino Lef. Thank you.
Punizione per il Piacenza appena al di là della sua metà campo, però il pallone che sarà indirizzato verso l'area. Poi c'è questo tiro incredibile da lunghissima distanza di Kirilenko, un sinistro al fulmicotone, quasi quasi fuori. Sembrava veramente da gol d'altri tempi, perché è un tiro secco, un missile proprio. Il portiere però ci arriva, anzi. Forse... stai facendo le foto o stai fotografando delle donne? Sei già stufato? No, sto facendo. Non è che potevo tenere. Ogni tanto guardo anche la partita. Comunque veramente bello questo tiro del numero 3, Kirilenko, che senza pensarci due volte ha scagliato un bolide verso la porta da distanza notevolissima, lunghissima. Però è bello anche queste conclusioni che cercano di lasciare il segno, e non sono palloni scagliati così tanto per tirare, ma proprio aveva l'intenzione di calciare in porta da questa distanza molto, molto lunga. Quasi alla mezz'ora del primo tempo, un buon Piacenza che è messo certamente in ombra, anche se non c'è il sole, la squadra avversaria. Fino adesso l'Albino Leffe non si è vista dalle parti del Piacenza, dalle parti del portiere del Piacenza, dell'area del Piacenza, anche questo cross sbagliato, è arrivato il portiere senza... Punizione adesso per l'Albino Leffe, ancora a distanza proibitiva, però si può tentare anche da questa distanza di calciare in rete. Vediamo che soluzione, sempre il 9 e l'11 sul pallone, prima ha calciato il 9 male. Questo qua ha calciato peggio. E adesso ancora, no, 10, scusate, prima era il 9. No, no, devo tenerla alta, e quando va in quota c'è più fresco. Probabilmente cercano di piazzare il pallone, ma il pallone viene colpito male, di far girare. Sempre il 4 che dà il là a queste azioni offensive col pallone ai tre piedi. Adesso perde male il pallone, il numero 2 del Piacenza. Fortunatamente il pallone non rimane in campo, ma lì aveva tutta la sua corsia libera, il centrocampo in giù nella sua metà campo. Vamos!
amico? Sì, è solo. Dai 9, dai 9. Del Piacenza costruisce e difende, adesso si è sganciato il numero 3, ha preso in consegna il giocatore del suo compagno di squadra, adesso è il 3 che recupera bene la sua posizione. C'è una svirgolata di piede del portiere che rimette il pallone appena fuori dall'area, poi un colpo di testa quasi incomprensibile a voler colpire verso la rete, il numero 11 doveva lì, doveva aggiustarsi meglio il pallone, controllarlo. Era... Adesso c'è un errore del Piacenza. Sulla linea difensiva che fa scattare gli attaccanti dell'Albino Nefe, poi rimette subito con i piedi il portiere del Piacenza lungo, però recupera già posizione la difesa dell'Albino Nefe e recupera anche il pallone e adesso riparte ancora l'Albino Nefe con questa manovra sulla sinistra, sulla linea proprio laterale del campo, sulla sinistra. Poi c'è questa rilancio del Piacenza in avanti, ma si trova in posizione fuori gioco il numero 9 quando arriva sul pallone. Siamo sempre sulla sinistra, stavolta rimette il pallone con le mani l'Albino Lef sulle tre quarti, poi il pallone a spiovere in area, non viene deviato dall'attaccante, poi c'è la ripartenza velocissima del numero 3 del Piacenza, Chiarilenco, che fa tutta la fascia, però tiene il pallone, poi ritorna ancora sulla corsia dopo aver aggirato un giocatore.
combina bene quella bello lì. No! No! Azione veramente bella, no, del Piacenza, noi non siamo riusciti, no, proprio a seguirla, no, in velocità, no, poi altra occasione gol per il Piacenza, siamo al 38esimo minuto del primo tempo, sempre 1-0 è in vantaggio il Piacenza, ma è un buon Piacenza, è l'Albino Lefe che sta un po' deludendo le aspettative, 7 punti in classifica. Ma è noi che abbiamo meno di quello che dovevamo. Ah, è per Piacenza che forse non viene premiato come per quello che riesce. Sì, allora Adesso si apre un po' il Piacenza. Poi c'è un 1-2 in area tra il 6 e il 9, il 6 che appoggia il 9, il 9 gli restituisce la palla e quindi c'è l'intervento in extremis, la disperata del giocatore del Piacenza che riesce a sventare una minaccia, un'insidia veramente pericolosa. Senza che deve spazzare un po' come capita il pallone, proprio per dare un po' di respiro a questa pressione dell'Albino Lefe che cerca di rendersi pericoloso. Ci è riuscito con una combinazione in area 1-2. Tre giocatori adesso. È difficile vedere tre giocatori della stessa squadra a terra, noi ci siamo riusciti, ma non ho visto bene come è successo. Tre per terra con zero falli, non ha mica fatto fallo nessuno. Ah, no, no, io ho visto due per terra. Ah, uno ha buttato giù. Sì. Beh, almeno il fallo ci stava, no? Se ne sono volati tre. Il bello era che era divertente anche questo. Vedere di solito ne vediamo uno di una squadra e due di un'altra, di solito difficilmente ne vediamo. Bisogna prenderlo quello che teniamo. Uno ne ha colpito uno, ne gritano gli. Siamo quasi allo scadere del primo tempo, manca un paio di minuti.
Adesso Piacenza deve stare attento perché sta conducendo 1-0, quindi bella, bella. Portarsi negli spogliatoi con il vantaggio sarebbe una buona cosa. Adesso c'è stato un sandwich a centrocampo quindi l'arbitro fischia fallo perché il giocatore in mezzo era dell'Albino Lef. Dai, tra. Dai, Salvi. Dai, Maffi. Bravo, bravo. Numero 9, giustamente, chiama il pallone perché aveva campo libero davanti, viene raggiunto, si era liberato bene il numero 9. Adesso c'è un calcio d'angolo per il Piacenza dalla destra, batterà Mancini, no, il numero 2, 3, Mancini, palloni vanno a rientrare verso la porta, quindi bisogna andare nell'area piccola se vogliono. E infatti il pallone verso è pericolosissimo quando ci sono così tanti giocatori e il pallone batte per terra nell'area piccola senza che nessuno riesca a intervenire, diventa una finisce del 2000. Potrebbe essere. Fai sapere. Perché tu ci hai pensato nel 2000. Dipende quando l'hai matricolato. Bandiera argentina. Però allora gli ho detto, è iniziato a trombarlo sulla me. No, con la io. Simone Vino. Sarà andato il Cesso. Tre volte, tre volte. Sì, ma controlla che non era sulla. Quanto? Adesso ci rovino coi giri. Sì. Adesso è a posto. Oggi allora adesso fino a corso un 3:30 fino alle 5 non ci passa nessuno, siamo nel centro di campo dalle 5 in poi. Se no venerdì ho il mio figlio a casa, quindi se vuoi venire a venerdì. Posso guardando qua? Posso richiamarlo dopo se fosse sempre di voglia magari a cavale. Buona! Ok,
Ha ricominciato il secondo tempo tra Piacenza e Albinolè. È incominciato il secondo tempo. Infatti prima non dava tanti scatti. Prima non dava tanti scatti. Infatti lui aveva fatto delle foto del caso. Messo sui macro. Cosa vuol dire macro? Prendi la dolore. Le foto da vicino. Adesso c'è una bella conclusione del numero 6 appena dal limite dell'area, che impegna severamente il portiere del Piacenza con una difficile parata. Dai, Saro!
Occhio Bonfa. Dai, dai. Dai, Ale. Bravo, bravo, Roberto. Bravo, dai. Dai, Lore, bravo. Mancia subito. Te li ho fatti mandare. Ma sì, non c'è mica problema, è che te li ho fatti spedire. Lavorate domani. Dai, ascoltami, allora gli dico di non spedirlo e il pacco te li porto lì, dai. Passo a Saroni, vado poi, non ho fatto bene. Dai, Lore. 10, 12 e poi mi ha scritto per la... Arbitro, basta, sti sceneggiati.
Sì, ascolta, non c'è problema, vieni qui quando io devo portare, ci porta. Tu devi portare io se non ce lo posso portare, No, ma non lo so con la batteria. No. E non funziona. Mi fai sapere te? Secondo me sì. Mi fai sapere allora. Ascolta, sembra che non sia. Dai fondi! Ah, ok. Dai fondi! Dai Saro! C'è anche l'altro, però devo andare sulla macchina. Sulla faccia di... lui è bravo. Se me la tiene io vado a prendere, però Nardo no, ma è un casino perché dai bravo, no, finito la batteria, questa non funziona. Antonio, blocca la spedizione di GM Lavoratori Meccanici, che le vengo a prendere, se le porto io. Cioè, io ci ho già fatto le bolle in condivisione, non c'è problema, il pacco lo prendo su io, non va via con le GLS. No, le vengo a prendere io, Eh? Va bene? Quali? Ah, sì, bravo! No, quindi ce li porto in macchina, non devo assistare, quindi dovrò assistere. Che è un suo operaio, magari non lo sa io. No! Pareggio dell'Albino Lecce! Bravo Fondi! Chi è che c'è? Colà in terra. Guardare se ci sono due punti. Sì.
La bolla de, la bolla de, chi della mare? Ah ok, Gianni con lui possiamo. Bravo, dai! Via, via, via! Bravo Pepo! Che colore! Erano quanti erano in pochi! TD 850 GP 12,7. Occhio Berto, bravo Pere, vai Berto, vai 12,7. Bravo, bravo, bravo. Dai fuori! Va bene! Però ascoltami una roba! Fatti sentire! Tutta la roba che c'è lì! Il foglio di mettere... Cosa c'è? Cosa c'era la roba? No, le frese da 8, esatto! Mi serve a bloccare, se va bene, mi serve a filettare, ce li porto. Se solo mi serve a filettare, ce li porto. Sì, no, non tripulare, dai, mi sono le punte di vista. Dai, trami, dai. Sì, ok. Va bene. Ok, e gli dai dietro Paolo, dici, mi serve. Ok, ok, ciao. Vai. Guarda esterno! Bella, dai! Dai, aspetta, no, che vado. Thank you.
Vai fuori! Vai Saro! Cerca di portarla via! Non era lì però non lo faccio loro. Bravo tre. Mancano, ma ormai è finita. Oh, ma dai, lasciala! Dai, Lore! No? Tu dici di no, no. Guarda, no, che no, lo sto dicendo io. Li ha inquadrati. Sto annuendo. Li ha inquadrati. Sto annuendo. Non parla mai.
Mamma mia! Guarda, hai visto? A posto, ragazzi! Sì! Guarda, hai visto qua? Hai visto? No, quello no, devo dire che è uno, è uno abbastanza tranquillo, no? Ragazzi si trovano bene, almeno io si trova bene. Addirittura la signora ha detto adesso vogliamo vincere, addirittura non è mica detto. Thank you.
Secondo tempo sono uscito. Adesso si vede che è... Ah sì? Loro il secondo tempo sono usciti bene. Ma che fa?
mangia qualcun altro, ma voi? Dalla via Perez. Porca madre. Dai capi, bravo. Ah, oh, il cazzo del Fran. Bravo lì. Ha girato. Dai, dai, Zoma, vai! Dalla, dalla! Sarà dentro! Bravo, Simo! Andrea, guarda me! Un errore! Non ti va bene! Dai, Kiko, dai! Ma tento Lore, lascia andare. Dai, Davide. Bravo, capo, dai. Dai, Saro. Chi ha allargato il dito? Quanto manca? 7.000. Dai, buttiamola dentro sto palla però, ragazzi. Vai, gatta! Uomo! Dopo, dopo, dopo! Dai, Davide, attento, che pressa! Dai, occhio, Berto! Bravo, Berto! Bravissimo, Berto, bravo! Dai, capo! Saro! Che sta per entrare? Dai, Lore! Dai, Lore, anticipa! Dai, carta! 18! Entra sta palla! No! No, mamma mia! Mamina! Bravo, lì! Si sente bene? Sì. Va bene, ma non è... Bravo, Lore. Sette. Bravo, Carre. Va bene, va bene. Vai. Bravo, Simo. Già dal primo anno, non dai, 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 9. Vai di campo. Un po' di culo. Non basta mai.
Dai, sei. Sempre Piacenza, sempre nel secondo tempo una flessione. Dai, lancio! Dai, Tico!
Alberto! Il primo punto si va a casa!